Buongiorno, buongiorno, Bruno Mattina, Bruno Mattina. Meraviglioso, ma faceva la batteria sul tavolo come quando ero piccolino io, che mio papà mi riempiva quasi di, come se fosse uno che ne sa di musica. Ma guarda, no, segui il ritmo. Invece. Ma chi ne sa di musica è Filippo Necker. Ciao, ben arrivato. Buongiorno, che bello qua, ragazzi. Hai visto i nuovi studi? Che meraviglia, ti piacciono? Infatti, non vedo già l'ora di venire a fare DJ per una notte. Ecco, intanto stavamo già effettivamente organizzando la prossima venuta di Filippo. Le prenotazioni sono aperte. Citofonare Clarissa. Mi do anche un nostro collega, sì. Adesso dagli interni dei nostri uffici. Filippo, allora, eccoci. Questo nuovo album è la domanda che tantissimi nostri ascoltatori ci hanno chiesto di porti. Beh, questo mi fa molto piacere, perché evidentemente c'è, un po' di mancanza sulle cose nuove, un po' di voglia di sentire qualcosa di nuovo. La voglia più grande che ho sono io, ovviamente. Non vedo l'ora di uscire. Il disco nuovo è previsto per l'anno prossimo, per i primi mesi dell'anno prossimo. Vi stavo dicendo prima, appunto, che sto per ultimare tutto questo nuovo album. Verso la fine di dicembre sarà proprio completato tutto il lavoro di registrazione, mixaggio e mastering. Un lavorone lungo. Un lavorone, sì. Ma neanche tanto. In realtà è stato un lavoro consistente, perché era tutto in crescita. Calcolate che io dopo 12 anni ho cambiato tutto il mio team, dal manager fino ad arrivare al produttore artistico. Quindi è stato un quasi come la Ferrari. Quasi come la Ferrari. O tanto bene o tanto male. Sì. Noi incrociamo Speriamo le dita. Qui tanto bene, tanto insomma, bene. Ecco, sì, incrociamo sì, le dita. Sì. Però insomma i segni premonitori erano molto buoni, nel senso che ho incontrato delle persone che mi hanno insegnato moltissimo, come hanno fatto anche quelli che hanno vissuto con me la fase artistica nei primi 12 anni, insomma, nei 12 anni passati, scusate. È stato proprio bello condividere le mie esperienze fino a quel momento con persone che hanno lavorato con altri personaggi molto più grandi di me, per esempio Ramazzotti. Mm-hmm. Abbiamo fuso le nostre conoscenze sulla musica. E se per esempio il precedente disco era molto minimale, molto essenziale, qui ci sarà abbondanza di suono. Però oculato, cioè non buttato giusto per fare la differenza tra questo album e quello precedente. Cioè ogni sonorità ha la sua collocazione giusta, almeno abbiamo pensato potesse essere giusta in questo modo, ecco. Io ho visto che la tua prima fan è tua figlia Beatrice, hai pubblicato diverse fotografie su Facebook in cui state girando in automobile e c'è lei alle tue spalle che vuole ascoltare a tutti i costi le canzoni del nuovo album. Raccontaci un po', a parte che è bellissima Beatrice, è una meraviglia. Ti ringrazio. Beatrice scopre ogni giorno in più che ha una sensibilità spiccata verso la musica, questo mi fa molto piacere, da un'altra parte... Strano. Stavamo chiedendo come mai, in fondo poteva fare la pittrice, la scultrice. No, infatti, guarda. Stavo arrivando dall'altro lato, sono un po' preoccupato perché già è abbastanza uno, ma adesso ci si mette anche la figlia prossima. Vabbè, a parte gli scherzi, lei è il primo, diciamo così, il primo vero ascoltatore, oltre a Patrizia, insomma, a Martina, a parte della mia famiglia. Però lei è proprio molto attenta. E ci sono alcune canzoni che vuole risentire e alcune di queste sono colonne portanti del disco. Ha riconosciuto i singoli? Mi fa ben pensare. Senti, ma ti ha fatto anche qualche critica più o meno velata, più o meno diretta? No, perché sai che al sono sinceri. Al suo papà, no, a 4 anni ancora no. Poi ci sarà il periodo di ribellione in cui il papà farà schifo. Certo, l'hai messo in conto. Sì. L'ho messo in conto e poi ritornerà. Spero. Ma adesso sei anche tu nel tunnel. Allora sono Peppa Pig. Questo è papino e questa è mammina. No, adesso vieni a casa mia e lo vieni a fare. Beh, ma io sono qui apposta. Non ti basta la TV, vuoi anche. C'è Peppa Pig adesso. Sì, è Peppa Pig catena proprio. Ti capiamo, caro Filippo. E quindi tu sai tutto a memoria come Laura e come Antonio. Certo. Susy Pecora. Esatto. Allora dobbiamo uscire ad Dalton. Non ne possiamo più, non si vede altro. Vabbè, e tra l'altro, insomma, non solo tua figlia, ma anche tua moglie lavora con te, ti aiuta, collabora. Sì. E da questo punto di vista tu sei un'eccezione nel mondo dello spettacolo, perché vediamo spesso cambiare
partner, gli artisti sono volubili con questo temperamento e quindi è difficile anche che riescano a restare in una relazione stabile a lungo. Per te non è così? Come hai fatto? Qual è il segreto di una storia d'amore così bella, tra l'altro, perché siete sempre molto affiatati? Il segreto credo sia quello sempre di sorprenderci, no? Anche noi abbiamo passato momenti difficili, d'altra parte siamo insieme da una vita. Una vita quant'è? È una vita sarà almeno 18 anni però. Circa. Sì. Era un finto applauso quello sì, che sì, sì. Okay. Però così. Finto ma sentito. Finto però era un applauso. Dicevo, abbiamo passato momenti difficili, però alla fine siamo riusciti. Lei comunque più di una volta è stata molto più forte di me. Lo ha dimostrato, non lo dico perché è qui, ma è proprio... è veritiero. È una donna. È una donna, esatto. Sì. In questo caso è una donna, e quindi la donna è molto più forte dell'uomo. Questo io l'ho sempre detto. Guai se non fosse stato così. Quindi molto di lei è servito al nostro rapporto, non lo nascondo. Però c'è l'esigenza da ambedue le parti di esserci anche nei momenti di sacrificio, perché in un matrimonio, in una relazione, non può sempre essere perfetto, no. Sempre, anzi, per entrambi. L'importante è riuscire ad essere elastici, ad essere comprensivi, ad amarsi soprattutto, ecco, perché quello è fondamentale. Quello rende fondamentali gli altri due punti che ho detto. Sì. È la chiave. Tra l'altro insieme avete conosciuto Papa Francesco, ci vuoi raccontare qualcosa di più di che Papa bello. Francesco da vicino? Bellissimo, sì. Ma guarda, Papa Francesco è di una semplicità disarmante. Volevo dirgli, Santità, è il Papa. Cioè, un non c'è sicurezza, glielo faccio io. I partecipanti a questa bella cosa che è stata fatta a Roma, allo Stadio Olimpico, quindi la maggior parte erano i calciatori, le mogli, i calciatori stessi, si facevano i selfie con lui. E lui bloccato lì, felice. Sì. Sì, in realtà forse non si rendeva neanche conto di quello a cui andava incontro. Però è stato assolutamente lì per tutti. Aveva una parola per tutti, ha accettato i regali di tutti. Insomma, è un Papa che ha, come nella semplicità, il suo punto forte. D'altra parte c'era bisogno per la Chiesa, secondo il mio punto di vista, che tornasse un po' alle origini, un po' al nocciolo della questione. La semplicità, l'umiltà è quello che è il sentimento che vince su tutto, in realtà. Quindi... Senti, infatti è uno di noi, Papa la Francesco. Fede è un po' un'ancora di salvataggio per tanti, soprattutto nei momenti di difficoltà. Guarda caso, tra i messaggi vari che sono già arrivati per te, c'è questo di Viviana che chiede una parola di conforto, visto che appunto vi accomuna la fede, verso suo marito Eugenio, 36 anni, stanno passando un momento veramente molto difficile. In famiglia sono quelle situazioni in cui veramente fatichi a trovare qualcosa o qualcuno che ti aiuti, che ti dia la forza per superare le difficoltà che evidentemente sono più grandi di quello che sei tu, no? Io non so mai cosa rispondere a queste... quando si leggono queste dichiarazioni qua. Evidentemente la persona che l'ha scritta comunque... è talmente tanto la ricerca di un po' di serenità che va bene anche il cantante che ti dia il suo incoraggiamento. In realtà è il fatto di condividere, anche solo la condivisione, secondo me, tra persone rende più leggero il peso. Abbiamo parlato prima, credo che anche lei creda. Sì, sì. Dice sì, di sì. Sì. E credo che l'unica risposta è quella. La fede... è un cammino, in realtà, è come quando si fa l'esercizio in palestra, non è che può piovere se prima non credevi, adesso credi, cambiano le cose, no, è un continuo cammino ed è un continuo esercizio. L'importante è non mollare. Io ho visto tanti altri, forse anche peggio di questa persona, di questa famiglia, che hanno vissuto momenti quasi ai margini, quasi verso la fine della loro esistenza, e grazie alla fede, grazie al lavoro di fede anche di tanti altri, sono riusciti a risorgere, sono riusciti a saltare fuori da una situazione veramente molto pericolosa. La fede ti aiuta nei momenti di difficoltà, siccome la vita è difficile per tutti, cioè il momento difficile arriva per tutti, nessuno è esonerato dal provare dolore. La fede è la possibilità di essere sereni anche quando la vita è più difficile. Quando la vita ti chiede il conto, ecco, io l'ho provata per esempio con mio papà, questa sensazione
di conforto, di conforto, di non essere figlio del caso, di non essere da solo. Quando mio papà ed è morto davanti a me, ha esalato l'ultimo respiro, la parte umana soffriva molto, ma dall'altra la parte, diciamo così, spirituale era di conforto alla parte umana, che diversamente sarebbe crollata all'istante. Mamma mia, siamo finiti per parlare davvero di massimi sistemi con Filippo, che è una persona che si rivela decisamente profonda. Sensibile, ci ascoltiamo una canzone, ragazzi? Dai. Cosa dite? Là, c'è un ragazzo che si chiama Nick. Sì. Hanno già fatto partire la base. Mi pare congiunzione astrale. Mi pare. Non so, mi però pare. Chiediamo direttamente. Confermi. No, confermo. Ah, ok, perfetto. No. Non è mai come era ieri. Allora, arrivano un sacco di mail anche dall'estero, tipo Esaù dal Messico dice: ma quando vieni in America Latina ci manchi tantissimo. Anche Monica dalla Baviera dice: ma tu non venire più in Germania, no, vengo, che fa? Arrivo. Dalla Baviera. Dalla Baviera. Dalla Baviera. Va ricordato che Filippo è uno degli artisti italiani in assoluto più noti, amati e apprezzati all'estero. Sì, grazie a Dio, sì, sono contento. E ritornerò anche in questi posti. Manchi da molto tanto? Presto. Questa messicana sembra anche un po' arrabbiata. Sì, vabbè, è ovvio che il mondo è grande, io non sono altrettanto grande, quindi per toccare tutto ci vuole un po' di tempo. Poi tu non sei un esterofilo, ad esempio in vacanza, Toscana e poi più. Sì, sì, hai proprio detto la parola magica, a me piace. Tra l'altro te la cavi anche bene con lo spagnolo, no? Perché sì. Sei uno dei pochi che incide quasi sistematicamente dischi in spagnolo. Per cui... sì, voglio le prove, prova a dire una frase in spagnolo. Che chieres che te diga? Ecco, Cosa vuoi che ti dica? Nel dubbio assorbe. A proposito del tour, Filippo, ci sono un paio di richieste speciali. Una viene da Livorno. Nicole: ti ascolto da quando avevo 4 anni, guarda caso l'età della tua bimba. Dice: ne ho 20, quando vieni a Livorno? Il che significa che sono un e po' poi vecchio. C'è anche Francesco che invece ti rimprovera perché dice: non fai un concerto a Pescara dal lontano 99. Allora bisogna che tu nel prossimo tour una data a Pescara o in Abruzzo, perché qui abbraccia tutta la regione, bisogna che tu gliela metta. Volentieri, se fosse per me andrei di porta a porta quasi. Di casa in casa. Sì, davvero. Non vedo l'ora, tra l'altro il tour ovviamente avverrà dopo l'uscita del disco, quindi parliamo per forza nel 2015. Non vi so dire quando, sarà probabilmente nell'autunno, ma è un forse. Sei ancora più carico, tra l'altro, per farlo, visto che hai dovuto sospendere quello precedente per questo edema alle corde vocali. Proprio per questo non vedo proprio l'ora di ritornare sul palco. Tra l'altro ovviamente non mi è mai successo di doverlo abbandonare per motivi di salute. Sappiamo tutti che la salute è cosa importante, però è ovvio che dispiace quando si lascia qualcosa a metà. Vabbè, sarò molto più generoso, come si suol dire, quando ci sarà il prossimo tour, e a chi vorrà venirmi a sentire, secondo me sarà un bello... Sto già pensando a quello che sarà il prossimo spettacolo, quindi secondo me vale la pena venire, insomma. Ti dovrai preparare anche fisicamente. So che mi tu sto facevi, preparando fisicamente. Facevi quindi. CrossFit come Dolce Nera, che decantava grandi lodi verso il CrossFit. Adesso hai smesso, però. Ho smesso, sono mi spacco. CrossFit sembrava quasi il nome di un aperitivo, di un qualcosa da unire. Sì, ci facciamo un CrossFit. Ci facciamo un CrossFit. Beh, volentieri, guarda, vieni, offro io. CrossFit e patatine, ma è una roba pesissima, a quanto pare. Che cosa? Il CrossFit. Ma questa è un'altra storia. Vorrei rispondere a... Che ne so, io faccio solo la danza del divano. Quindi figurati come sono messa. Noi al CrossFit tiriamo sui divani più di per esempio, con me sopra. Esatto. Si arrampicano con le funi, figurati. Salve, vorrei chiedere a Nick della presenza di Gianluigi Fazio, corista della Pausini, riguardo al suo ruolo. Grazie, Enzo. No, perché vedo citato parte del mio team di e lavoro. E come fanno a sapere tutto i nostri ascoltatori? Perché io elargisco informazioni con Twitter. Che sei tecnologico. Twitter e Facebook. Gianluigi Fazio è vero, è anche un corista di Laura, è un bravissimo chitarrista, ma è un validissimo arrangiatore, il quale ha collaborato assieme al mio produttore Luca Chiaravalli e assieme ad altre persone come Andrea Bonomo, che ha curato con me i testi. Insomma, è un gruppo, è una famiglia che si è legata fin da subito. E dicevo, di Gianluigi Fazio e di Luca Chiaravalli hanno assieme a me arrangiato il prossimo disco. Quindi non è solo il corista della Pausini, ma è molto di più. È molto di più. Hai nominato la Pausini e ti devo chiedere, vi siete rapacificati? No. Hai tolto la parola di bocca. Ah, era questa la domanda. No, la domanda era molto più sciocchina.
veramente faccio la figura. Ma Laura non c'è? Neck. Cioè, c'è Neck. Tu ti chiami Neck? No, dico Neck, da dove viene? Ma non lo sai. No. Ma la batteria, neck. No, ma giustamente sta andando via. Ma veramente, cioè, ma io guardo. Antonio, ma bisogna prepararsi. Ma io ho vissuto un una vita con neck, e poi un bel giorno mi sono chiesto, ma neck, ma perché neck? Perdonalo, non sa quello che dice, non sa quello che fa. Però te lo spiego. Adesso lo rispiega per la centesima. In senso tecnico. Voglio che tu apprenda. Attenzione, ecco. Prendo concentrato. Questa non me la perdo. Allora, al tempo ero un po' fumato e bevuto, evidentemente. Ecco, mettimi. Sigla di Quark. Bene. Al tempo, il giovane Filippo, fuorviato da altri interessi, aveva pensato di usare uno pseudonimo e non un nome. Lo pseudonimo, simile a un suono, era ed è Neck. Bravissimo. Ah. Bravissimo. Proviene dal suono della batteria, ecco. Esattamente dal side stick. Segna Antonio. La bacchetta di legno che si usa per suonare la batteria tocca in parte il bordo del rullante. Grande quel. E in parte la pelle del rullante. Ma se io dico rullante, cos'è? No, ma è rullante. Antonio, sei proprio un dinosauro. Anche Peppa Pig lo sapeva. Mamma mia, veramente, guarda. Sono. Che figura. Che figura. Una cosa incredibile. Sai come quanti ci chiedono sistematicamente, ma Radio Bruno da dove viene? L'hai detto un miliardo di volte, ma c'è sempre qualcuno che non lo sa. Prandi me lo ha spiegato, ma non me lo ricordo più. Dopo te lo rispieghiamo. Dopo me lo rispieghiamo. Aspetta, non te lo dico. Fai finta di dire, no, ma me lo ricordo perfettamente. Sì, ecco, poi finta. Senti, molti pensano che gli artisti vivano in un mondo parallelo, con pochi punti di contatto con la realtà. È così? Sì. Da che punto di vista? Raccontaci la tua giornata tipo. La mia giornata tipo, dopo lo sport, normalmente io faccio sport al mattino perché mi galvanizza per vivere poi tutto il resto della giornata. Poi sono in studio o sono in studio a casa o in studio proprio fisicamente per lavorare al disco, e lì viene fuori la mia creatività. Ma prima di arrivare in studio e, diciamo così, mettere in bella copia i pezzi che ho pensato, c'è il momento in cui i pezzi vengono in mente, e lì io vivo in un mondo parallelo. Chiedetelo a Patrizia. Io divento autistico. Ti fa le domande e non rispondi. Faccio così, con una faccia da ebete, rispondo pur non avendo sentito e capito la nulla. Domanda. Ecco, per questo serve tanta pazienza, molta, ad essere il partner dell'artista. Molto. Sì. Patrizia, ti siamo vicini, sì. Tra l'altro è qui anche lei. Solidarietà ovviamente. Femminile, ma non solo. Perché... No, ma veramente chi fa musica adesso, magari artista fra qualche anno, però chi fa musica come me vive in un mondo fatto di insicurezze, sicurezze, dubbi, certezze, punti nebulosi, poi un tratto, il sole. Umorale anche. Sì, proprio, guai però se non ci fossero tutti questi colori della vita di tutti i giorni, che si riflettono poi anche in quello che si crea, perché non sarebbe così stimolante, probabilmente. Lo yin e lo yang, no? Esatto. Le due cose insieme. Una ricerca interiore, fare l'artista, fare il musicista, è un po' come andare dall'analista un giorno sì, un giorno no. Sì, in un certo senso sì. La musica per me, per esempio, è un grande psicologo, una grande figura in cui buttare fuori quello che c'è all'interno del mio animo. E anche solo la condivisione, poi attraverso questo bellissimo strumento che è la musica, con gli altri, con voi, con le persone che mi ascoltano, è liberatorio proprio. Grazie Filippo. Com'è più bella una vita a più colori rispetto a una vita solo in bianco e nero, no? La possibilità di avere più cose, esatto. È un dono, è un talento. E poi c'è il dono, esatto, c'è il dono, poco. C'è il dono, in effetti. Qualche spot? Sì, ma c'è l'anima dell'im... No, del c'è del l'anima commercio. Gli stava uscendo una cosina. A tra poco con Neck. Buongiorno, buongiorno, Bruno Mattina, Bruno Mattina. Nel profumo del vento. Abbiamo fatto
fatto contento non solo l'ascoltatore Ste, che dice che secondo lui nella stanza 26 rappresenta un po' il tuo apice come artista, musicalmente molto bella, con il testo molto maturo e profondo, ma credo anche sì, tante altre persone che apprezzano. È vero. Nello specifico questa canzone. Bene, mi fa piacere. Mi piacerebbe anche ricordare tutti quelli che hanno sottolineato quanto ti impegni nel volontariato, quanto ti impegni nell'aiutare gli altri. Ci sono persone che ci scrivono dalle zone alluvionate di Buonporto che ti ricordano ancora come l'artista che è andato con la pala fisicamente a spalare il fango, e noi vogliamo ringraziarti una volta in più perché senza di te anche Teniamo Botta 2 non avrebbe avuto il successo che ha ottenuto. Tanti ti riconoscono anche questo grande merito. Ma mi fa piacere, perché insomma la condivisione ha sempre dato i suoi frutti, quindi sono contento e lo rifarò quando ci sarà la possibilità. Grazie. Abbiamo finito. No, purtroppo. Grazie. Sto leggendo, vedi, guarda quante domande sul nuovo disco. C'è una curiosità veramente che rosicchia. Però lui vorrebbe, ma non può poi più di tanto. Vorrei, no, perché altrimenti, ma non posso. Insomma, è giusto? Io vorrei qua, ma mi stanno mandando via. E dovrei tornare. Dovrò che ci tornare. Possiamo fare. Mi sa di sì. Grazie di cuore. Grazie Filippo. A voi, grazie a tutti. È stato bello. Ciao. Ciao.